Buongiorno, come andiamo? Siete già stati in montagna quest'inverno? Io ancora no, ma sto per andarci. Settimana prossima ho una trasferta di lavoro per la settimana della moda e siccome vado in montagna bisogna attrezzarsi. Se c'è una cosa che ho imparato in Svezia è quella che non esiste tempo cattivo o brutto. Esiste abbigliamento non adatto, per cui, vista di questa trasferta, mi sono attrezzata bene. Anche l'azienda con la quale andrò in montagna ha pensato a me e alcune di queste cose in realtà le sto spacciando per miei acquisti, ma non lo sono perché sono stati acquistati dall'azienda appunto per permettermi di essere coperta bene in vista di questo progetto che andiamo a fare. Da dove comincio? Partirò dalle cose solite, diciamo, dalle solite cose che compro, quindi i refill acquistati questa settimana. Sono andata da Kiko perché mi è finita la matita, ho ricomprato i patch. Questi ormai li conoscete, sono quelli al miele, super buoni. Poi la matita, la mia preferita e solita, quella che utilizzo sempre, tutti i giorni perlomeno, è la Intense Color Long Lasting Eyeliner. Ed è marrone, marrone chiaro, il numero 3. È un colore super super bello, ha anche un po' di brillantini ma minuscoli, per cui dà questa luce, ma nemmeno brillantinato, è proprio quasi bronzo. Guardate che bello questo colore, è stupendo. Lo uso perché è in palette con tutti i miei colori naturali e mi piace valorizzarmi piuttosto che coprire o nascondere i miei tratti. E poi a volte invece mi piace magari usare un po' di trucco un po' più pazzo, un po' più divertente, un po' più che grida voglio essere particolare e quello lo faccio per giocare un po' con i trucchi, cosa che sto facendo ultimamente ma non mi ho ancora fatto vedere e presto da queste parti anche questo. Poi cos'altro ho preso? Un mascara da provare, il Maxi Mod Waterproof mascara, quindi resistente all'acqua, un pennellino insolito per me. Vedremo, vi aggiornerò su come mi trovo. Poi infine la crema per gli occhi. Questa è la mia unica crema per gli occhi ormai da quasi un annetto, se non di più. L'unica che uso, la Roche-Posay Tolerien Dermo Allergo per gli occhi, un trattamento idratante, lenitivo e riparatore che dà sollievo immediato e non irrita. Io ho avuto qualche problemino in passato con creme che mi hanno irritato gli occhi, le palpebre e sotto gli occhi perché è una zona molto delicata e per me sento ancora di più. E avevo usato delle creme al retinolo per rimpolpare un po', ma la mia pelle non ha gradito, per cui sono passata a una crema molto neutra e anti-irritazioni per dare ciò di cui la pelle ha bisogno senza andare a esagerare con prodotti che invece la soffocano o la irritano. Poi cos'altro ho preso prima di passare alla montagna? Mi sono arrivate finalmente le scarpe. Questo pacco veramente è stato super atteso. Sembrava ci fosse qualcosa di storto con questo pacco perché poi io ero a casa, ma il citofono non funziona e purtroppo il corriere non ha letto le indicazioni perché avevo scritto di chiamare e non ha chiamato. Per cui, ora che il mio pacco è andato in ufficio postale ed è pronto per il ritiro, è passato un po' di tempo. E quindi ecco finalmente le mie scarpette, le apro insieme a voi. Riconosciamo il marchio? Penso di sì, sono delle Asics.
Mi smentisco subito dopo che avevo detto che preferisco le Nike, ma non ho trovato un modello che mi piacesse, quelle che avevo scelto non mi andavano bene, non mi piacevano, e allora sono andata per queste, esteticamente bellissime. Sono verde acqua e fucsia. Sono bellissime, le devo provare, spero mi vadano bene, perché ieri sono andata a correre ancora con le vecchie scarpe e proprio le sentivo che sono proprio consumatissime, proprio non ammortizzano per niente. Proviamole subito. Ragazzi, mi sa che le ho trovate. Devo fare un paio di passi, ma ammortizzazione ci siamo. Taglia pure, il dito non è schiacciato. Poi queste hanno questa particolarità di avere il bordino rinforzato e rialzato, di modo che il tessuto non prema sul dito. Sento tanto supporto anche qui, il tallone supportato, la caviglia pure. Wow, l'unica cosa che non mi convince è che mi sembrano un pochino grandi, però il piede in realtà sta proprio giusto, perfetto. Poi è bellissima la cosa che praticamente la suola è ricurva e accompagna il movimento. Un sacco di ammortizzazione poi sul tallone. E vabbè, parliamo anche del colore, che è stupendo. Io amo la combinazione verde e rosa. Sono loro. Sì, direi che le ho trovate. Bene, queste sono le scarpette, sono super contenta. Questo fucsia mi dà le vibe giuste, e quindi passiamo agli acquisti successivi, quelli per la montagna e non. Ho ricomprato i calzini da corsa, sono andata da Decathlon e questa volta li ho presi un po' più lunghini, perché in inverno mi piace avere la caviglia coperta. I calzini è fondamentale prenderli da sport. Perché? Perché non hanno le cuciture e sono studiati proprio per accompagnare il piede nel movimento senza creare punti di pressione sbagliati, creano solo quelli giusti, sono traspirabili e soprattutto, cosa importantissima quando si va a correre, non premono contro le unghie dei piedini. Perché questa cosa qua, tipo con un calzino non studiato per lo sport, succede che poi ti fai del male alle unghie dei piedi, perché il calzino sbagliato poi preme o tira le unghie, le solleva e poi sappiamo quello che succede dopo. Chi corre l'avrà vissuto almeno una volta nella vita. A me è successo, da quella volta lì compro solo calzini adatti per lo sport e la corsa. Questi sono i Keep Run e in realtà ho preso la taglia un pochino più grande, 39-40, perché è meglio avere un calzino un pochino più, diciamo, non troppo stretto. A me non piacciono i calzini che stringono i piedi dentro, e quindi per me questa è la soluzione perfetta. Poi per la montagna la prima cosa che ho preso sono dei guantoni da sci. Non andrò a sciare, ma non avevo dei guanti da sci e da montagna, e mi serviranno per questa trasferta, ma poi questi mi serviranno anche in generale a me per quando vado in montagna. Ho preso proprio i guanti, quelli più basic, perché di base non è che vado proprio tutti i giorni in montagna, e mi sembravano comunque caldi, non troppo ingombranti, ed erano perfetti anche per questa occasione di lavoro, perché sono completamente neri
E diciamo che per iniziare, almeno per avere un paio di guanti da montagna, andava più che bene. Sono costati forse 16 euro, però sono veramente carini. Sono impermeabili, in tessuto poliestere qua sopra e sotto in similpelle per una presa più salda. E basta, questo è. Questi sono i guantoni, non li avevo e quindi li ho comprati. Poi invece delle cosine che mi ha preso l'azienda per la quale vado a lavorare sono la calzamaglia termica, quindi i leggings termici da sci, perché sono lunghi fino al polpaccio, perché andrebbero poi indossati con i calzettoni pesanti, termici, anche questi, sono tutte cose prese da Decathlon. Questi sono i wedge termici per gli scarponi da sci, e poi ovviamente anche la maglia termica da indossare sotto, sotto i maglioni, sotto il pile, e infine il pantalone da sci. Non andremo di nuovo a sciare, però staremo spesso al freddo fuori e quindi è importante essere coperti bene. Questi sono molto molto carini, li trovo veramente graziosi e non me l'aspettavo. Comunque Decathlon penso che ultimamente abbia cominciato a fare delle cosine un pochino più belle, e anche questi pantaloni da sci sono molto basic però molto carini, li trovo veramente eleganti. E poi infine gli scarponi, anche questi Decathlon, non sono degli scarponi che avrei preso, però se avessi avuto l'esigenza di comprarli e avessi voluto spendere anche una cifra ragionevole, sarei andata a prenderli, perché sono comunque di qualità, sono waterproof, tengono caldo e sono perfetti per andare sulla neve. E di nuovo questi saranno salvavita quando dovremo stare fuori al freddo. E basta, credo di avervi fatto vedere tutti gli acquisti della settimana. Io adesso andrò a chiudere la valigia per la montagna, per cui vi saluto, vi mando un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ma fino ad allora, mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!